Nella notte tra sabato e domenica avete subito un furto all'interno del bar. Avete fatto una stima dei danni? Sì, abbiamo fatto una stima. Ci hanno rubato la cassa del registratore, poi anche la bottiglia delle mance e qualche bottiglia, ma poca roba. Niente, un danno di su per giù quasi 400 euro, perché di solito non lascio mai il fondo, lascio il fondo a casa, non lascio mai l'incasso, perché è il giorno lasciato giusto tanto per pagare la corrente dell'Enel che mi scadeva proprio lunedì, e questo è il tutto. E sono entrati da questa porta che se si vede qui dal retro del giardino, è stata forzata. Però non ha subito grossi danni, l'ho sistemata io tanto quanto. Il problema è che questa è una situazione un po' particolare, forse il carbonio, il sulcis, stiamo incontrando un periodo difficile. La gente, può darsi che tutto questo porti a qualcuno anche ad entrare a rubare, poter sopravvivere, ecco, questa è una situazione un po'... Cioè, almeno chi ci governa sia a livello... territoriale che regionale dovrebbero un po' preoccuparsi di questo fenomeno, perché... Sembrerebbe infatti che nella stessa notte i ladri siano entrati anche nell'attività a fianco nell'agenzia funebre. Sì, la stessa notte hanno fatto sia il bar, il mio bar, che l'agenzia funebre. Può darsi che fa una zona, e cioè, visto che ci siamo, facciamo la via Nuora. Questa settimana, questo weekend hanno fatto tutta via Nuora. Il prossimo weekend non si sa cosa faranno. Se non intervengono presto, non lo so come andremo a finire.